Si parte per un Monaco di Baviera. Che mezzo prendiamo? Quella, questa, la Vespa, il Sidoo, il Kuga o il mezzo? Il furgone però ci sta solo in tre. Ciao. Stiamo decidendo quale auto prendere perché siamo tentati di prendere quella. Quindi Michele lancerà una moneta. Inizia a dire ha un flusso d'aria calda attorno a tutta la schiena e il collo del passeggero per mantenerlo caldo. Curiosità sull'Oktoberfest. Superficie 420.000 metri quadri, 35 totali tende, 100.000 posti a sedere, 7 milioni di visitatori, 6 milioni 900.000 litri di birra, 550.000 polli, 75.000 stinchi di maiale. Non è che c'è Pucci che ha fatto una manovra di emergenza? Un ringraziamento speciale alla nostra guida turistica. Vi porto io a pranzo, che ci vado sempre lì. 800 metri, beh, siamo arrivati. Parcheggio qua allora. Siamo arrivati, lo diciamo quando hai i piedi sotto la tavola. Ascolta, guarda, sai cosa faccio? Io mando una mail adesso a un supermercato, chiedo se mi assumono come cassiere. Così sto, vado a lavorare lì, va bene? Siamo in centro Bolzano, andiamo a trovare qualcosa da mangiare. Guarda, mo! Cavallo, Michelino, buon appetito. Te hai chiamato Lateraus. La pronuncia giusta del Lateraus. E invece? Vara, dove siamo arrivati? Siamo fermati in un negozio tipico per prendere l'abbigliamento per questa sera. Guarda, io sono dentro il camerino aperto. Non ce la fate. Uno, due, tre. Tadà. Quindi, quindi Michi, hai deciso? Sarei 9 di Kevin, così sarei dominato. Oggi si sono spenti i copiloti, cavallo. Ho visto che avevo un problema in regia. Cioè, i 100 sono di essere fermi. Salve. Ciao. Aggiungeteli. Questa non vale, vero? Curiosità del giorno. Queste rampe qua che vedete sono fatte per caso di avaria dei freni, per fermare i camion che vanno in salita, si piantano nella sabbia, nella ghiaia. Cartello full gas. Passo e siamo arrivati! Allora, praticamente sto andando in Canada da un certo Albani qualcosa, perché Sebastian mi aveva portato gli abiti bavaresi per l'Oktoberfest, ma pare che un tizio italiano abbia preso l'abito bavarese al mio posto. Questo è il momento in cui in videochiamata con Sebastian mi faccio riconsegnare l'abito. Ho recuperato l'abbiglio che il buon Sebastian mi aveva mandato, adesso ci adoperiamo per vestirci. Ok. Siamo operativi. Ok, ci abbiamo tutto. Vai, vai. Beh, comunque non c'è. Te non hai visto? Che qua c'è l'ingresso rapido. Ah, c'è l'ingresso. Siamo ufficialmente entrati nell'area dell'Oktoberfest. Io qua mettevo un alcol test e voglio trovare il più duro di tutta la fila. Allora si è aperto un dibattito sull'altezza di questa giostra qua. Ok, andiamo a chiedere. Ciao Zebe! Ancora di starnuto. Siamo usciti dalla tenda e sono scusate che per me è il primo viaggio come cameraman. Vai, occhio, c'è un taxi. Occhio, rigore. Rigore. Un saluto dai reghe, c'è verde. Occhio ai tombini che sono grandi. Salve. Allora, io e il cavallo con il nostro monopattino siamo arrivati molto prima degli altri ragazzi. Siamo arrivati al Pines. Ancora 10 km sono a 66 euro. Abbiamo speso 70 merdosi 5 euro. Alle 4:40 è partito l'allarme in tutto il fucking hotel. Ma te lo giuro, beh! Non capisco se c'è davvero incendio. No, assurdo. Ma dov'è il bike? Cavallo, un commento. Ma volevo capire qua, cioè, sono arrivati in 6 camion, ci sarà qualcosa che brucia davvero? Ah, niente, è finito.
Allora, pare che un durone abbia fumato in camera. Forzamenti speciali a Teodoro, che si è prenotato in questo bellissimo albergo, poi si è defilato. Chiama, segnalava qui che hanno fatto l'ordine delle panchine, ma hanno scazzato e ne hanno ordinate troppe, quindi hanno fatto un bel monumento fatto di panchine. Questi invece sono i 45 cent che ci hanno ridato. Ti dai indietro la bottiglietta, te la ridanno, pagano, ti ridanno i soldi. Ci sono anche le macchinette, se gli metti dentro le bottigliette qua, ti danno indietro il voucher. Siamo venuti a pranzo alla Franziskaner. Per una serie pomeriggi di cultura, adesso stiamo andando a vedere la Pinacoteca. Oggi pomeriggio surf tra queste rapide. Normativa senza voce, quindi la voce di Narrante sarò io per la serata e ci vedremo dopo con i piatti greci. Statale di Garmisch, abbiamo incontrato un uomo su un ciao verde super kittato e ho collegato che è uno che è partito 2 giorni fa da Viareggio e sta andando a Capo Nord. Altro che qua seduti comodi con le cinture rosse, lui è là fuori alla pioggia su un ciao. Olè, 6.000 euro a kit quelli. Casello di Ferrara Nord. Ci vediamo nel prossimo vlog.